Buongiorno a tutti amici, eccoci di nuovo qui per questo nuovo video. Oggi parleremo di come moltiplicare una piantina di pomodoro a costo zero. È un video molto veloce, molto semplice, vi farò vedere come riusciamo a prendere una piantina dalla stessa piantina di pomodoro, quindi molto, molto facile. Allora, dunque, andiamo a vedere di cosa si tratta. Allora, vi ricordate il video della sfelminellatura? Come potete vedere, qui è nata una femminella e quindi noi l'andremo a togliere per farla ripartire su una nuova cassetta. Quindi, breve video, tagliamo questa femminella qui e l'andremo a riporre all'interno di un bicchiere di un bicchiere d'acqua. Vi faccio vedere come facciamo. Allora, andiamo con l'ausilio delle forbici disinfettate, mi raccomando, andiamo a tagliare qui. E andiamo a prendere una nostra femminella. Vedete? Ora cosa facciamo? Andiamo a riporla all'interno del bicchiere, togliendo un rametto soltanto, quindi cerchiamo di lasciare più possibile la pianta libera. Quindi togliamo questo. Andiamo a metterla, la immergiamo dentro un bicchiere. Questo bicchiere va tenuto all'ombra, alla luce, ma mai al sole diretto. E la lasceremo per una decina di giorni e l'apparato radicale si svilupperà dando nuova vita a questa piantina, dando delle radici. Vediamo cosa succede dopo 10 giorni circa. Dopo 10-15 giorni circa, questo è il nostro risultato. Come potete vedere, le radici sono cresciute su tutto il tronco immerso. Questa è la nostra piantina. E adesso l'andiamo a trapiantare in un vasetto per altri 15-20 giorni, dove formerà tutto il suo pane radicale, prima di metterla a dimora nella terra. Eccoci qua con la nostra piantina di pomodoro, che ha le nostre belle radici, e la mettiamo nel nostro vasetto. Io ho preso un vasetto da 12 di diametro, e a questo punto facciamo un foro anche con un dito al centro del nostro vasetto per bene e andiamo a inserire la nostra piantina. Mettendola perfettamente dentro. Annaffiamo abbondantemente e lasciamolo sempre alla luce, ma non al sole diretto, quindi lo lasciamo in un posto ombreggiante. Vediamo cosa succede dopo 15 giorni. Eccoci qua. Trascorsi esattamente 18 giorni, la piantina ha sviluppato un apparato radicale abbastanza grande, difatti, come potete vedere, ha sviluppato anche la parte vegetativa. Adesso l'andiamo a mettere al suo posto, quindi la mettiamo a dimora in una cassetta già preparata con del concime di stallatico pellettato, di bovino ed equino, classico stallatico che trovate in tutti i vivai. E vi volevo far vedere anche un'altra cosa, che
da una femminella, la pianta ha già fatto in 18 giorni un'altra femminella. Quindi, vedete? Quindi dal getto ascellare è nata una nuova femminella, da cui a sua volta potremmo, una volta cresciuta maggiormente, ricreare una nuova piantina. Quindi, ragazzi, le piante di pomodoro danno delle bellissime soddisfazioni. Io nelle cassette ho già diverse varietà di pomodoro con diverse piantine da circa un mese messe nella propria cassetta, e facendo così, quindi creando nuove piantine dalle femminelle, avremo un raccolto a scalare. Quindi automaticamente questa pianta darà i frutti successivi a quelli che sono già messi a dimora. Quindi avremo più pomodori a distanza di tempo l'una dall'altra. Adesso andiamo a mettere a dimora. Andiamo a mettere a dimora la nostra piantina. Facciamo così in modo da non far subire troppo stress alla pianta. E vediamo l'apparato radicale che si è formato. Vedete? Adesso andiamo a metterla a dimora, sgretolando un po' questo atterriccio, così diamo aria alle nostre radici che attecchiranno meglio. Andiamo a mettere, ho già praticato il foro, andiamo a mettere a dimora senza superare troppo il colletto, lasciando 1 cm circa, e innaffiando immediatamente, abbondantemente. Per i primi giorni cerchiamo di mantenere sempre il terreno abbastanza umido, e poi le classiche irrigazioni per la pianta di pomodoro. Tra qualche giorno andremo a installare il classico sostegno per far sì che cresca in maniera dritta. Bene, ragazzi, io mi fermo qui. Se il video vi è piaciuto, al solito lasciate un pollice in su se è stato di vostro gradimento. Se vi va di seguire questo orto in cassetta, iscrivetevi al canale e andate a vedere alcuni video dell'orto in cassetta. Solitamente ogni 15 giorni ci sono degli aggiornamenti e basta. Io vi ringrazio sempre per la visione e vi saluto. Ciao a tutti.